Viaggio a San Marco Argentano tra storia, fede e tradizione. Questa volta per raccontarvi del ritorno di San Francesco di Paola da adulto nella cittadina normanna. Infatti, Papa Sisto IV incarica il vescovo di San Marco, Monsignor Goffredo De Castro, di esaminare il documento Decet Nos dell'arcivescovo di Cosenza, che vuole istituzionalizzare gli eremiti di Paola, dando loro la possibilità di dare e ricevere i sacramenti e nominare Francesco come loro superiore. E solo dopo il parere favorevole del vescovo di San Marco, Papa Sisto IV, con la bolla Sedes Apostolica, riconosce ufficialmente la confraternita dei Minimi di Paola. San Francesco, dal canto suo, come segno di riconoscenza, ritorna per la seconda volta a San Marco, e questa volta per incontrare e ringraziare il vescovo Goffredo. E come abbiamo visto, il rapporto tra San Francesco di Paola e la città di San Marco Argentano è molto molto forte. E infatti tradizione vuole che San Francesco, da giovane, proprio qui compie il suo primo miracolo. Ma questa è un'altra storia.